Cari amici di YouTube, buongiorno. Ecco, grazie come sempre dell'accoglienza. Oggi volevo registrare questo video su alcuni articoli che mi sono arrivati dalla Nix. Li guardiamo assieme. Questo è il pacco che è arrivato adesso col Corriere Bartolini. Apriamo il pacco. Volevo farvi vedere questi prodotti più altri due che ho acquistato stamattina ad un prezzo veramente stracciatissimo in farmacia mentre acquistavo dei prodotti per mia figlia perché è ammalata. Allora, sciogliamo tutte le varie cartabolle che ci sono dentro. Allora, abbiamo ordinato quattro articoli, poca roba. Allora, anche perché erano in saldo, quindi questa meravigliosissima pochette che penso di tenere per la borsetta. Guardiamola assieme. All'interno è fatta con un automatico, così. Una cerniera con la Tour Eiffel, carinissima. E all'interno di questa pochette ci sono dei prodotti. Allora c'è, wow, c'è un mini mascara mega volume Miss Manga che penso di tenere, ok, e una matita Kajal nera per gli occhi. Vediamo, graziosa direi, graziosa, ok, e questa qui la teniamo perché è andata giù per terra, quindi vabbè, la recupereremo dopo. E questo è il primo. Poi ho acquistato anche questo Stay Matte della NYX, questo fondotinta, perché ragazzi, adesso vabbè, allora finché si hanno 20-30 anni, qualsiasi tipo di trucco può andare bene. Quando si comincia ad avere la mia età, cioè 50, purtroppo alcuni trucchi non si possono più fare. Io ho sempre usato i prodotti anche quelli in pasta, ma adesso attualmente non posso più perché mi segnano troppo le rughe. Nonostante io uso un antirughe, comunque i segni si vedono. Se metto il primer è peggio perché peggioro la situazione. Quindi ho provato a usare dei prodotti liquidi. Quindi sicuramente con i prodotti liquidi le rughe si vedono molto meno. Non uso più il primer, la cipria ovviamente la uso sempre e la cosa cambia. Infatti spesso al mattino, prima di truccarmi, metto anche una base di crema d'acido ialuronico che dopo vi farò vedere. Adesso volevo vedere un attimino con voi il colore di questo fondotinta, eccolo qui, della NYX. Che non ho pagato molto perché insomma il tutto siamo sulle 30 euro, quindi non è che sia una cifra esorbitante, però devo dire che insomma co copre abbastanza. Devo dire che la sua bella figura la fa. Ok, dopodiché ho preso questa palette per gli occhi, piccolina, tascabile. Sinceramente pensavo fosse più grande, invece è un microbo. Per gli occhi con i colori che io posso mettere. Vedete, il pennellino ovviamente non lo metterò perché tanto a me non interessa. Questi sono i colori. Perché i colori molto scuri io non posso più metterli perché altrimenti mi segnano ancora di più i segni dell'età e sembro un panda. Quindi devo stare sui colori chiari. Quindi penso che di questa palettina qui userò principalmente forse questi, escludendo ovviamente il grigio e questo marrone tortora. Ecco, questa qui è la palettina. E poi questa qui che è per mia figlia ed è il Concealer Correct Contour, che non apro perché giustamente lo deve aprire lei, sempre della NYX. Allora, questo è quello che mi è arrivato appunto stamattina. Dopodiché vi volevo far vedere allora questa crema che ho comprato a 2,50 euro in farmacia della Vichy, maschera minerale dissetante, cioè non potevo lasciarla lì a 2,50 euro perché ovviamente ho finito la mia di Christian Dior
e adesso sto usando quella della Kiko, che anche quella sta finendo perché la stavo alternando, di conseguenza ho detto la devo comprare assolutamente. Ecco, questa qui è il packaging favoloso, guardate, tutta trasparente, il colore dell'acqua, adesso la apriamo. Fantastico, è un gel. È un gel che si applica sulla pelle esattamente come quella che avevo di Dior, esattamente quella, solo che quella di Dior, la Capture, l'avevo pagata una cosa fuori da ogni logica. Questa qui 5 euro, cioè voglio dire, cioè scusate, no, ho sbagliato, 2,50 5 euro insieme a questo, che è l'acido ialuronico dell'erborario che vi dicevo, che io già uso da parecchio tempo, anche se non sembra, nel senso che i segni sulla pelle ci sono, però ragazze dopo i 40 la pelle subisce un declino pazzesco. Io sono ancora fortunata di avere ancora in qualche modo il ciclo mestruale e quindi comunque ancora mi salvo perché insomma so che appena il ciclo terminerà la decadenza sarà ancora più precoce, quindi vi avviso ragazze, cioè passati 40 le creme più che un discorso estetico bisogna proprio comprare dei prodotti per l'effetto curativo perché l'invecchiamento della pelle finito il ciclo è precocissimo, cioè adesso dai 40 una volta all'anno, da un anno con l'altro si vedono i segni dell'età e del cambiamento. Dopo, con la fine del ciclo, non sarà più una volta all'anno, ma mese per mese purtroppo si vedranno i risultati dell'età, insomma. E io sono anche contraria alla chirurgia perché poi quando ti vai a ritoccare e poi invecchi diventi peggio di come sei partito, quindi assolutamente no, a meno che uno non ha dei problemi, che ha una cicatrice o deve comunque sistemare il viso, allora sì, ma per ritoccarsi le guance, gli occhi, il rimpolpato, cioè secondo me no, a prescindere che sono 500 euro a seduta, comunque voglio dire no, non sono d'accordo, ecco. Questo qui è l'altra crema appunto a base di acido ialuronico che è molto buona, l'avevo già acquistata dell'erbolario e praticamente anche questa qui è un po' coloratina, vedete? È un po' sul rosino e applicata così fa da base, cioè si può mettere prima questa, ok, come base e poi il fondotinta della NYX. Ecco, io già uso l'infallibile di L'Oreal che è ottimo, devo dire, e l'ho sostituito appunto quello della Essence, non perché quello della Essence non sia buono, ma perché comunque mi evidenzia troppo le rughe nelle zone più critiche, quindi la ruga del leone qua e le rughe di espressione qui, queste le ho sempre avute e comunque le rughe, come potete vedere, i famosi codici a barre vicino alla bocca. Io sto facendo di tutto per curarmi, però nonostante questo, insomma, i 50 anni li ho. I prossimi a marzo sono 50, di conseguenza non posso non fare i conti con la mia età. Quello che posso fare è curarmi e cercare di avere sempre un aspetto gradevole. Poi è ovvio, si invecchia e quindi bisogna accettare anche gli anni che vengono. Questo era quello che volevo farvi vedere. Gradite provare a scrivermi se siete interessate di voler vedere un trucco che potrebbe fare insomma una donna della mia età, sarebbe contenta di fare insieme a voi una prova trucco per le donne di 50 anni. Vi ringrazio sempre dell'attenzione che mi dedicate, vi saluto e vi abbraccio al prossimo video. Ciao ciao!